Bene, amici di Tech Channel, eccoci qui quest'oggi in questo video natalizio per la recensione di questo Motorola Edge 30 Ultra, quindi recensione di un prodotto tecnologico che sono contento che torni sul canale, ma ne approfitto anche per farvi gli auguri di un buon Natale, di un sereno 2023 e vi ringrazio veramente tutti perché siete tantissimi, ormai siete quasi 2700, vi ringrazio veramente tanto per il supporto e vi auguro veramente un buon Natale e un felice anno nuovo. Detto ciò invece torniamo alla recensione del video, anche per chi non guarderà il video durante il periodo natalizio ma magari successivamente, torniamo alla nostra recensione, del nostro unboxing, facciamo quindi la recensione dell'unboxing di questo Motorola Edge 30 Ultra. Ma prima, sigla! Eccoci qui quindi per la recensione di questo Motorola Edge 30 Ultra, il top di gamma della serie Edge 30 di Motorola. In particolare stiamo parlando di uno smartphone, attenzione, con fotocamera principale da ben 200 megapixel, possibilità di registrare video in 8K o in 4K HDR10+, 12 GB di RAM, display OLED da 144 Hz con HDR10+, niente notch, quindi niente Magic Island o altre cose strane di iPhone, ricarica Turbo Power da ben 125 W, ricarica wireless Turbo Power fino a 50 W, audio Dolby Atmos e Snapdragon 8 Plus di generazione 1, quindi veramente un top di gamma. Pensate appunto alla fotocamera principale da 200 megapixel, pensate ai video in 8K o in 4K HDR10+, 12 GB di RAM sono veramente veramente tanti, display OLED invece che a 120 Hz è addirittura 144 Hz, quindi se giocate questo telefono è veramente l'ottimo, l'ideale per voi, e appunto possibilità anche di HDR10+ sul display OLED a 144 Hz, quindi nessuna noce come dicevamo prima, turbo ricarica da 125 W, pensate che un iPhone carica a 20 W, quindi qua abbiamo una ricarica veramente velocissima, si parla di 125 watt per la ricarica via cavo, e parliamo invece di una ricarica fino a 50 watt per quanto riguarda il comparto di ricarica wireless, quindi una ricarica wireless turbo power che riguarda anche il comparto wireless fino addirittura 50 watt, un audio Dolby Atmos e uno Snapdragon di ultimissima generazione, quindi l'8 Plus generazione 1. E quindi andiamo ora a fare l'unboxing di questo dispositivo. Apriamo la scatola, qui vediamo appunto la sua scatola, qui all'interno vediamo subito cosa è presente senza cercando di non rompere tutto. Ok, vediamo qua. Questa è vuota, dei semplici manualini, quindi manualini di uso e manutenzione di questo smartphone, quindi Motorola Edge 30 Ultra, come vediamo anche scritto qua. Intanto allontaniamo la scatola. Questa è una coverina con la sua clip per andare a estrarre le SIM, è dual SIM, quindi possibilità appunto di utilizzarlo con entrambe le SIM, gestione dual SIM veramente ottima. Una coverina di plastica, ma vedremo che siamo andati anche ad acquistare altre cover, un'altra cover in particolare che vi recensirò sempre in questo video, e in particolare c'è appunto la sua clip per andare ad estrarre le due SIM. Ma passiamo ora allo smartphone, eccolo qua. Lo andiamo ad estrarre dalla confezione, andiamo a togliere anche la pellicola ed eccolo qua come si presenta, questo in colorazione nera, come voi vedete, veramente molto bello, con questo display leggermente curvo qua sui lati, quindi veramente questa, scusate per le ditate ma l'ho prima preso in mano un po' giusto per capire il suo funzionamento. Seguirà probabilmente questo video infatti una recensione completa con tutte le caratteristiche e la descrizione del prodotto dopo più mesi di utilizzo, ma per ora stiamo appunto a questo unboxing, a questa recensione del prodotto. Quindi come vedete, qui abbiamo la fotocamera frontale che appunto è in questo piccolo riquadro, in questo piccolo cerchio sullo schermo, quindi non vi è la notch. Abbiamo appunto un display leggermente stondato e sul retro abbiamo veramente il pezzo forte. Qua vediamo il simbolo Motorola, la scritta sempre Motorola, eccolo qua il pezzo forte. Fotocamera principale da ben 200 megapixel, quindi qua la vediamo, la grossa fotocamera principale. Poi vi è la fotocamera teleobiettivo, la fotocamera grandangolare. Abbiamo anche il flash multitonalità, quindi il flash con più tonalità, per cercare di raggiungere un tono, un colore della luce anche al buio che sia il più naturale possibile. Quindi veramente un ottimo dispositivo, ripeto, farò il seguito a questo video molto probabilmente con una recensione completa dopo il suo utilizzo, dopo alcuni mesi, però veramente un top di gamma e con anche alcune funzioni di Motorola che sono molto interessanti, che vi racconterò appunto probabilmente in una prossima recensione. Passiamo ora invece a quelli che ho acquistato, che sono anche, come noi vediamo qua, i vetri. Quindi abbiamo acquistato appunto questo vetro temperato, anche se spesso lo trovate scritto come temperato sui vari siti, ma in realtà la definizione corretta è temperato, eccolo qua. In particolare questa custodia comprende sia il vetro temperato, che lo vediamo qui per le fotocamere posteriori, veramente molto ben fatto, guardate come è fatto bene appunto il vetro temperato per la fotocamera posteriore, camera tempered glass screen protector, eccolo qua, andremo appunto ad applicarlo subito dopo questo video, e presente anche il vetro temperato per appunto lo smartphone stesso, noi lo vediamo qua, andiamo ora ad estrarlo. Eccolo qua, con anche la curvatura qua sul bordo, ora non si vede dal video ma è presente appunto una curvatura. E qua vediamo anche appunto questi bordini neri molto belli, e ora li vedremo appunto applicati. Qua vediamo anche la fessura per la fotocamera frontale. Quindi questo invece è quello che riguarda lo screen protector, quindi il vetro per il display principale. Passiamo ora invece alla recensione di questa cover molto carina che sono andato ad acquistare, dopodiché vedremo il contenuto della confezione, cosa contiene ancora la confezione. Andiamo quindi a vedere appunto il contenuto di questa cover. Cioè, questa cover vera e propria, eccola qui,
andiamo a togliere anche questa parte di, diciamo, polistirolo. Come voi vedete, molto ben fatta, molto protettiva, quindi una cover molto rugged. Vedete anche sugli angoli come è ben protettiva, come va a proteggere bene il nostro smartphone. Poi in particolare l'ho acquistata per un motivo. Il motivo per cui l'ho acquistata, anzi in realtà sono due, è il primis, che evita la sporgenza delle fotocamere. In particolare con questa protezione vi è anche la possibilità di andare a chiudere il comparto. Ora ve lo faccio vedere, scusate, un po' rigido senza smartphone, chiudere il comparto fotocamere. Questa reputo un po' una cavolata, passatemi il termine, infatti sono dell'idea che sì, posso essere spiato, ma devono esserci degli interessi grossi per spiarmi, anche grosse risorse economiche, e sinceramente non ho niente da nascondere, quindi mi sembra assurdo che qualcuno spenda tempo e risorse per spiarmi, anche se lo facesse, appunto, non ho niente da nascondere. Sicuramente se avessi qualcosa da nascondere non lo farei con uno smartphone in tasca, quindi mi sembra veramente un po' inutile questa apertura. Infatti la terrò sempre aperta, sempre pronto a realizzare per voi nuovi video da pubblicare appunto qui sul canale. L'altro motivo invece è questo comodo, diciamo, questo comodo gancio che troviamo qua sul retro, che oltre che per infilare il dito e per tenere appunto lo smartphone in questo modo, che funzione che non uso quasi mai, la utilizzo appunto per mantenere lo smartphone in verticale quando guardo dei video. Infatti, come voi vedete, in questo caso si può andare appunto a posizionare lo smartphone in questo modo e tenerlo appunto, scusatemi, in orizzontale, volevo dire, quando si fanno guardare dei video. Io guardo molto YouTube, quindi anche sono anche un grosso utilizzatore, e quindi vado ad utilizzarlo spesso proprio per guardare video questa configurazione del mio smartphone. Eccolo qui, proviamo anche ad inserirlo. Come noi vediamo, si adatta molto bene ovviamente al dispositivo. Ovvio, non è così bello e così carino da guardare come la sua configurazione, diciamo, senza cover, oppure con la sua coverina in silicone che vediamo qua, molto morbida, molto leggera. Stogliamo anche la clip delle SIM, quindi non è, diciamo, non è bello uguale, se così si può dire, ma è molto rugged. Mi ha veramente salvato questo tipo di cover da gravi situazioni in cui mi è caduto anche d'angolo, quindi mi ha salvato da gravi situazioni, quindi reputo molto utile. Inoltre questa clip è veramente comoda, che si aggancia anche, quindi ha appunto uno scatto in questa posizione, quindi scatta e si blocca in questa posizione, molto utile. Infatti alcune hanno un movimento continuo che non mi piace altrettanto, quindi la possibilità di mettere appunto lo smartphone in orizzontale per la visione di contenuti. Altra cosa veramente comoda di questa cover è appunto la possibilità di avere la fotocamera posteriore con la principale da ben 200 megapixel, andiamo a ricordarlo, che non sporge e quindi non va a rovinarsi, anche se applicherò appunto un vetro temprato come vi ho fatto vedere prima, non va a rovinarsi durante il suo scorrimento, ad esempio se facciamo questo tipo di movimento sul tavolo abbastanza spesso. Prima di finire vi faccio vedere ancora quello che contiene la confezione. Infatti, eccola qua. Qui abbiamo il cavetto USB-C, quindi USB-C, veramente molto comodo anche da questo punto di vista, proprio perché è interfacciabile con molti altri dispositivi USB-C, come ad esempio il mio MacBook Pro. Io, come vi dicevo, vi raccontavo in altre recensioni, sono un fan di Mac, di MacBook, ma sono anche un fan di Android, quindi sono veramente un po' trasversale. Qui vediamo cosa contiene quest'altra scatolina. Eccola qua, andiamo ad aprirla. Qui all'interno abbiamo i suoi auricolari tipo C, quindi veramente molto comodi, con anche tutti i vari bud da poter inserire per la diversa grandezza dell'orecchio, e quindi veramente comode e utili appunto con questo tipo C, veramente trasversali, quindi li potrò utilizzare anche sul mio MacBook Pro, li potrò utilizzare veramente in molte situazioni, e comodissima appunto per lo smartphone. Io infatti vado a preferirli rispetto a cuffie wireless. Infatti, come voi sapete dalle mie recensioni sugli smartwatch, mi piace molto avere sempre meno cose da ricaricare, quindi già mi devo ricordare di caricare lo smartphone, ricordarsi di andare a caricare anche uno smartwatch, degli auricolari o altre cose mi sta veramente un po' antipatica come concetto. Quindi queste cuffie invece sicuramente funzioneranno sempre, dato che non hanno batterie ma si collegano appunto con l'USB tipo C, quindi veramente molto utili. Ma passiamo ora al pezzo forte di questa scatola. Abbiamo già visto il cavetto, ovvero la bestia, come la chiamo io, che è questo alimentatore Motorola da ben 125 watt. Pensate, eccolo qua, la scritta 125, si fa, diciamo, in gran lustro. Pensate, il mio computer consuma 100 watt, quindi veramente un caricatore in grado anche di caricare il mio computer tramite appunto la porta USB tipo C, e sicuramente in grado di caricare questo smartphone in un men che non si dica. Bene, detto ciò, io penso di avervi detto tutto, vi ho descritto le caratteristiche principali di questo smartphone. A questo video seguirà molto probabilmente un video più approfondito con una recensione di utilizzo dopo alcuni mesi di utilizzo di questo smartphone stesso. Vi ho parlato poi della sua confezione, di cosa contiene, del suo caricatore, delle sue cover che sono andato ad acquistare, anche dei vetri temprati, sia per la parte frontale del display che per le fotocamere posteriori. Quindi io appunto penso di avervi detto tutto, vi auguro ancora un buon Natale e buone feste. Se invece vedete questo video in un altro periodo dell'anno, vi auguro una buona giornata, una buona serata. Detto ciò, appunto, vi saluto e vi do un appuntamento a un prossimo video. Un saluto a tutti dal Bibatti Tech Channel.